Ebbene sì ragazzi, oggi Mitico Stellato, ciao a tutti. Oggi sono venuto a fare una sessione veloce di circa 20 ore, sono in compagnia del piccolo Toby. Siamo venuti qui a Stellato in un punto nuovo, non abbiamo mai affrontato questo punto preciso. Che dire, oggi siamo qua, ci proviamo, sempre dita incrociate, ho portato con me le mitiche ABBA e vediamo se rispondono come hanno risposto la volta scorsa. Dita incrociate. La micro sputlana, la micro carpetta in bombetta, signori, caduta con le ormai mitiche Dumble. Andiamo, perfetto, insieme a Carpras, perfetto, andiamo così. Ragazzi, veramente un pesce micro, ma che mi toglie il cappotto. Bellissimo pesciotto che mi toglie il cappottino. Andiamo a rilascio che c'è un bel freddo. Cresci bella, cresci in queste bellissime acque. Mitico Stellato, ragazzi, veramente un posto magico, sempre il suo fascino venire qua. Super canalone, questa notte mi ha regalato una piccola carpetta, però è comunque una soddisfazione, è caduta sulle ABBA, avevo innescato le Dumble, ho preferito utilizzare le Dumble su due canne e la terza canna l'ho piazzata con un omino di neve abbastanza aggressivo, 20-10. Stanotte siamo arrivati a 0 gradi, niente di così estremo, ma direi che comunque un pesciotto per adesso ce lo siamo portati a casa. Piccolino, ma un pesciotto c'è. Sono ancora in pesca, a differenza da ieri ho voluto cambiare due spot per vedere se magari un nuovo spot poteva regalare, e le ho tirate direi abbastanza lontano da me, però per fortuna non c'è nessuno. Mi viene in mente, a differenza della volta scorsa che era pieno di gente, e la strategia più o meno sempre quella, in bombetta sono, anche se non è la pesca che preferisco, non mi trovo molto bene insomma con queste bombette, però ho visto comunque che pagano, quindi ho voluto provare così. Sono partito ieri con due bombette e una singola, e oggi sono tutte e tre bombette, tutte e tre nel sottolevo a posto. Corto. Stanotte ho tenuto una canna nel sottoriva mio, ma non ha dato segni, anzi l'avevo incagliato in mezzo ai pali del sottoriva. Per fortuna sono riuscito a recuperare tutto, però avere una canna fuori pesca non è proprio il massimo, ecco. Quindi niente, adesso sono circa le 11:30, c'è stato un gran vento, staranno sicuramente altre 4-5 ore, sicuro, andrò a casa penso prima della luce, quindi 4-5 ore a disposizione le ho ancora, e chissà che magari non mi viene sotto un'altra bella carpetta con le mitiche ABBA. Ragazzi, questa sessione, come già vi ho detto, l'ho voluta provare principalmente in bombetta,
per vedere la differenza, insomma, dalla volta scorsa che sono venuto a Lancio, innesco singolo, e pasturavo su con 5-6 palline con il Cobra. Questo giro invece ho preferito provare in bombetta e lanciare 3-4 spomb con all'interno delle aba cresciate, delle aba intere e un po' di pellet. Tutto questo bagnato con il liquid food aba. Insomma, una piccola differenza in confronto alla volta scorsa e niente, vediamo se può pagare, vediamo se arrivano più risultati, ecco. Quindi niente, dita incrociate e speriamo. E qua dietro. È un legno, guardate. Cos'è? Cosa stai trascinando? Una bram gigante. Con le aba. È un stelletto col Dave. Bella Luke. Carp fishing. La sessione precedente con Dave è stata molto piacevole, c'era un bel freddo, ma la domenica mattina è uscito un gran sole, un po' come oggi, un gran sole, ha scaldato tanto e a differenza dell'altra volta oggi c'è anche un bel vento, l'altra volta non c'era vento, quindi si stava veramente bene. Abbiamo fatto un bel pesciotto anche lì con le mitiche aba. Grande Luke! Grande Dave, le mitiche! Hai bollato, mitico! Le Luz Aba! Con le mitiche boiles Luz Aba! Tanta roba! Grande Luke! Che fortuna! Che prendo il telefono che ti faccio la foto! Con le... con le mitiche Aba! Yes! In inverno! Con le hookbait, più pop-up. Sì. Omino. Yes. Ci siamo ragazzi! Finalmente, il pesce è tanto atteso, con le mitiche aba. Catturato sotto la riva opposta. Per fortuna, un'oretta e mezza fa, due, è uscito questo bellissimo sole. Ci ha portato anche questa bellissima carpa. In gennaio. Gennaio, sessione molto fredda, stanotte meno due. Fine gennaio, però ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto e il risultato alla fine è arrivato. Troppo soddisfatti. Lusaba colpiscono anche in inverno. Andiamo. Bella Luke. Grande Dave. Grande TFS. L'abbiamo presa. La Deva. Grande. Mitico. Yeah. Oh, comunque il piombo è ghiacciato, te lo dico. Anche l'acqua è bella fredda. Quella volta ho catturato la carpetta con un omino di neve, ultra soddisfatti del mix. Io e Dave abbiamo trovato un'ottima quadra per la meccanica di questo mix e sono molto soddisfatto. Il periodo non è proprio dalla nostra parte. Con Dave abbiamo fatto una sessione a metà gennaio e adesso sono qua primo weekend di febbraio. Quindi sicuramente periodo tosto, però sapete, è mollare e ci proviamo. Mi viene da dire che in altre parti d'Italia la temperatura è molto più strong, noi ci limitiamo a 0 gradi e è anche accettabile. È un po' la nebbia, l'umidità che si crea qua sulla pianura padana che è abbastanza pressante, però non mi lamento. Quindi niente, anche sessione col Dave è stata epica, per fortuna mitico Dave... sempre il morale positivo, anche se si è fatto un micro cappotto di circa una ventina di ore, era comunque ottimista e positivo, ricordando insomma la sessione precedente che abbiamo fatto con le aba, dove lui si è portato a casa tipo 7-8 pesciotti con una 15 kg.
direi che sono abbastanza soddisfatto del momento e speriamo di salutarci con un altro pesciotto. Ragazzi, piccolo aggiornamento, sono circa le 2 e le nutrie mi stanno invadendo due spot, quindi adesso ne ho spostata una leggermente più a sinistra e una di là dalla frana, circa una novantina di metri verso destra. Vediamo, speriamo bene, le ultime 2 ore. E niente ragazzi, siamo arrivati al termine, ormai il sole sta tramontando, è giunta l'ora di andare a casa. Ero quasi certo ragazzi che il cambio di strategia oggi poteva insomma regalarmi una carpetta, invece niente, ho ancora le canne giù in pesca ma sto facendo su tutto. L'ultima clip dei saluti. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua, vi do sempre appuntamento a un nuovo video, sempre nuovi spot con nuove carpe e nuove esche. Un saluto, ciao ragazzi, grazie.